Per questa ultima puntata abbiamo scelto di iniziare all'interno della centrale idrodinamica, l'antico motore del Porto Vecchio, mentre il nuovo motore di Porto Vivo è il consorzio Ursus, che sta mettendo in piedi passo dopo passo l'operazione di real estate, la vendita immobiliare che darà vita alla Trieste 2 affacciata sul mare. Siamo in compagnia di Giulio Bernetti, presidente del consorzio Ursus. Innanzitutto, per capire i sistemi in cui è stato suddiviso Porto Vivo in base a quelle che saranno le funzioni, le destinazioni d'uso. Il master plan di Porto Vivo divide l'area in quattro sistemi principali. A nord il sistema ludico sportivo, dedicato agli sport del mare, agli sport cosiddetti minori. Troveranno spazio anche edifici dedicati agli sport e rappresenta tutta l'area a nord del Porto Vecchio. Nell'area un po' più centrale, scendendo verso sud, c'è il sistema museale, scientifico e congressuale, dove trovano vita i musei già esistenti, il prossimo Museo del Mare, i musei che verranno e il centro congressi e l'area cosiddetta scientifica. Più a sud ancora troviamo il sistema dei moli. Il sistema dei moli è quello che è ancora attaccato al mare ed è ancora non proprietà del Comune di Trieste, ma rimane legato a Porto Vivo, ma è ancora in area demaniale, e lì ci sarà la relazione tra i progetti di Porto Vivo e il mare stesso. E la parte, il cuore centrale di Porto Vivo, gli edifici storici, costituiscono il cosiddetto sistema misto. Sistema misto perché finalizzato ad accogliere diverse destinazioni d'uso, diverse funzioni, e il corretto mix di queste funzioni viene definito proprio dal privato nell'ambito dei limiti che il master plan comunque impone in termini di indirizzi principali. Ne abbiamo già parlato nella puntata iniziale, ma spieghiamo meglio qual è il ruolo, come funziona il consorzio Ursus. Il consorzio ha il compito principale di promuovere lo sviluppo di Porto Vivo, raccogliendo i vari progetti degli enti che ne fanno parte e promuovendolo anche all'estero, come nella recente esperienza al MIPIM di Cannes, dove ha riscosso molto successo. Attorno alla promozione ovviamente c'è una raccolta di informazioni e il consorzio è a servizio di tutti quelli che vengono a visitare il Porto Vecchio e chiedono informazioni sui diversi edifici e sulle diverse aree. Abbiamo circa un centinaio di interessati, grosso modo suddividi il 50% in italiani e 50% dal resto della comunità europea, più qualche interessato extraeuropeo. Gli interessi sono molto focalizzati su un po' tutte le aree, ma prevalentemente sul cosiddetto sistema misto, dove abbiamo circa il 50% degli interessati, mentre circa il 10-15% è interessato all'intera zona, che corrisponde anche agli indirizzi che recentemente i tre soci, Comune, Regione e Autorità di Sistema di Portuale, hanno dato al consorzio proprio per muoversi. Quindi a un certo punto avverrà una scelta, diciamo così. A un certo punto avverrà una scelta, ci sarà qualcuno che proporrà quindi lo sviluppo. Ovviamente siamo in un ambito di consorzio pubblico, quindi ogni proposta verrà vagliata dagli uffici della proprietà e quindi anche del porto, nel senso che Comune e Autorità di Sistema Portuali saranno in qualche modo coordinati da Ursus nell'ambito dello sviluppo e nell'analisi delle proposte che arriveranno, e poi le proposte, in un'ottica di partenariato pubblico-privato, andranno ovviamente a gara pubblica. E per quanto riguarda i singoli lotti di Porto Vivo, potete trovare tutte le informazioni al portale portovivotrieste.it. Potete accedervi anche tramite il QR code che trovate qui in alto a destra sulla nostra trasmissione, con il vostro cellulare, per andare a vedere tutte le informazioni dettagliate. Ingegner Bernetti, cosa troviamo online a livello proprio di schede tecniche? Nel sito troviamo tutte le documentazioni del consorzio Ursus, lo sviluppo, gli indirizzi che sono stati dati dai soci e tutti i singoli lotti, suddivisi anche in relazione alle stime che sono state effettuate dal consorzio dei singoli edifici che devono andare al bando ed essere alienati. Vale la pena di ricordare invece che la maggior parte delle aree pubbliche il Comune ha fatto una scelta forte di mantenerle pubbliche, proprio perché questo deve essere un nuovo rione a servizio della città e non un'area che un privato si chiude e resta in qualche modo un enclave, come era in passato. A proposito di servizi alla città, tra i primi a crederci la Regione Friuli Venezia Giulia, che farà un'operazione importante con un hub destinato a uffici.
La regione per prima ha creduto nello sviluppo e ha dato l'esempio acquistando 4 magazzini in proprietà per trasferire gli uffici regionali e per dare quindi già fin d'ora vita ai nuovi insediamenti nell'ambito del Porto Vecchio. Sono 4 edifici abbastanza rilevanti anche in termini di dimensioni, non fronte mare, perché la parte fronte mare è stata dedicata di più agli aspetti turistici e residenziali, ma la regione ha fatto un acquisto molto importante proprio perché crede in questo progetto. E approfondiamo allora proprio l'intervento della Regione Friuli Venezia Giulia con le parole del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, a cui seguiranno quelle del Sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di credere in Porto Vivo, che rappresenta un'opportunità non soltanto per il Friuli Venezia Giulia, per l'Italia, ma per l'Europa tutta. Un'area sul mare straordinaria che vede protagonista Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste e l'autorità di sistema portuale, non a caso sono le 3 istituzioni che hanno deciso di fondare il Consorzio USUS proprio per la gestione di quest'area. Non solo, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia vuole investire direttamente nell'area di Porto Vivo con l'acquisto di 3 strutture dove verranno trasferiti 1000 dipendenti e diventerà quest'area l'hub di tutta la Regione Autonoma per quanto riguarda la provincia di Trieste. Il Friuli Venezia Giulia e Trieste negli ultimi anni sono diventati grande attrazione di investimenti a livello internazionale. Basti pensare che nel 2022 sono triplicati gli investimenti internazionali nella nostra regione. Porto Vivo rappresenta un'opportunità per le istituzioni, ma anche per tutti gli attori privati che vorranno investirci. Infatti è un'area che guarda non soltanto all'Italia, ma tutta un'area geografica europea che nei prossimi anni vedrà una crescita importante rispetto anche a quell'area dell'Europa tradizionalmente forte che invece vede una crescita più rallentata rispetto all'Est Europa stesso. Anche in Porto Vivo penso che il sistema pubblico debba agevolare l'investimento privato, sapendo che la partnership pubblico-privato sono partnership di successo. Su questo il pubblico quindi può coordinare, indirizzare, ma non sostituirsi al privato. Il successo di quest'area sarà determinato da tutti quei soggetti che ci crederanno per le opportunità che quest'area crea, ma anche per tutti quelli che ci crederanno perché un'area sul mare così grande e in un posto così strategico penso sia unica in Europa in questo momento. Dopo Amburgo, dopo Barcellona, dopo Puerto Madero, tocca Trieste, 65 ettari sul mare, prima era il demanio dello Stato per cui poteva essere dato solo in concessione, adesso si possono acquistare questi immobili, noi naturalmente come comune abbiamo preso il magazzino 26, pensate 250 metri, largo 40, con 38.000 metri di solai, dove ho concentrato gran parte dei musei della città, per cui veramente qualcosa di importante sotto il punto di vista immobiliare. In questo momento stiamo urbanizzando l'area, pensate che era ferma da 100 anni, per cui non c'erano fognature, non c'era gas, non c'era acqua, non c'era nulla, e naturalmente fra poco cominceremo l'asfaltatura e l'ingresso. Abbiamo fatto il centro congressi e insomma è una grande opportunità anche di investimento. Questo non è più un luogo proibito, ma una parte della città in fase di trasformazione. Lo abbiamo scoperto chiaramente in questi speciali dedicati a Porto Vivo. E siamo proprio con l'assessore che si dedica a questo progetto Everest Bertoli. Parliamo dei progetti e dello stato di avanzamento dei lavori, perché in realtà molti sono già in atto. Ma assolutamente è vero, molti dei lavori, soprattutto da parte pubblica, sono già in atto, ne possiamo ricordare, siamo qua vicino, è partita la gara da parte del 15 agosto, vengono la scadenza per quanto riguarda il viale monumentale, contiamo di cominciare i lavori nel gennaio 2024, abbiamo già fatto la gara d'appalto per il parco Femia, anche qui si conta di cominciare i lavori sempre nel gennaio 2024, procedo l'iter per la Cabinovia, dove la gara è già stata aggiudicata e anche qui i lavori cominceranno nel gennaio 2024. La Cittadella dello Sport, dove anche qui la gara è stata fatta e i lavori, già questa settimana avremo dei coordinamenti, comitati di coordinamento, i lavori possono partire già in autunno, quindi si continua e si mattoncino dopo mattoncino, noi stiamo costruendo il futuro del Porto Vivo, ma non in un futuro lontano, lontano immaginabile, il futuro è già qui, è già oggi, per i nostri figli ma anche per tutti i triestini. Abbiamo parlato tanto di cosa si farà, cosa si costruirà. Abbiamo parlato meno di
come si realizzeranno le opere, con un occhio tra l'altro attento all'ecosostenibilità e al consumo di suolo. Assolutamente, questa è la grande sfida, la seconda grande sfida dello sviluppo e della rigenerazione urbana del Porto Vivo, non solo quello che realizzeremo e che lo stiamo facendo vedere, ma anche come si costruiranno. Le direttive che abbiamo dato sono molto chiare, a partire dal consumo, al consumo di suolo pari a zero, ma soprattutto per esempio all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia per fare in modo che ci sia un sistema di riciclo dell'acqua, quindi consumo dell'acqua pari a zero, tutto riciclato, un sistema energetico quella avanguardia che dovrà sfruttare la più grande risorsa che abbiamo, il mare, realizzando una centrale di cogenerazione che sfrutti la forza del mare ma anche la forza del sole su tutti i tetti di questi edifici per rendere quest'area totalmente autosostenibile e soprattutto alimentata da energie esclusivamente da fonte rinnovabile e per arrivare a dei sistemi di controllo che ogni edificio dovrà avere, anche questa è l'avanguardia per fare in modo di solo, non solo di aumentare il comfort di tutte le persone, che siano uffici, che siano asili eccetera o case, ma soprattutto di ridurre al minimo qualsiasi spreco che possa esserci. Ecco, questa è la nostra timbro, la nostra impronta che vogliamo dare anche per dare a noi il piccolo contributo alla lotta ai cambiamenti climatici. Nella prima puntata, proprio con l'assessore Bertoli, avevamo accennato anche i progetti che riguardano il bacino del Molo Zero, quei due magazzini che dovrebbero diventare hotel, ma ci sono tutta una serie di interventi che riguardano il pubblico e privato, alcuni dei quali ancora non noti. Sì, è vero che qui insomma stiamo lavorando con le linee guida che stiamo dando e che contiamo di portare entro fine anno in consiglio comunale, tra l'altro a svelare questo progetto entro la fine di quest'anno. Noi nell'ottica del progetto trigenerazionale stiamo lavorando per fare in modo che nascano per esempio anche degli asili, stiamo lavorando per fare in modo che nasca un'area ludico sportiva dove ci possa essere una spa, una piscina, ma anche campi di pallacanestro, ma anche perché no impianti di gioco per bambini e per adulti, stile zero gravity sul mare. Ecco, stiamo lavorando su tutti questi aspetti per non dimenticare poi che su tutti gli edifici, diciamo così, soprattutto quelli fronte mare, dove ci saranno anche le passeggiate dei triestini, oltre a fare in modo che nasca la spiaggia dei triestini dopo il centro congressi, su tutti gli altri edifici saranno previsti dei fori commerciali al piano terra per modo di far portare turismo, ma non solo, attività commerciali, per esempio quelle alimentari, ma perché no, e soprattutto anche abbigliamento e commercio di un'alta gamma, quello che manca a Trieste oggi. Questa sarà la passeggiata d'ingresso a Porto Vivo dalla zona del Molo Quarto, dove triestini, turisti, ma anche studenti universitari, ricercatori a cui saranno dedicate diverse attività all'interno del progetto Porto Vivo, faranno il loro ingresso nella nuova parte di Trieste. Certo, è vero, in effetti nelle direttive in quello che stiamo lavorando in questo progetto globale l'idea è quella di coinvolgere anche i nostri enti di eccellenza dall'università all'OGS, ma anche realizzando per esempio delle case per gli studenti, delle alloggi destinati allo studentato. La forza di questo progetto è proprio questa, capire e riuscire a interconnettere tutte e tre generazioni, ma anche tante fasce di popolazione, perché Porto Vivo appartiene a tutti i triestini, non può diventare solo una cosa esclusiva di elite, appartiene a tutti noi e noi questo vogliamo fare. Superando questa pitta, che è uno dei simboli di Porto Vecchio, del futuro Porto Vivo, come se fosse l'ultimo chilometro di questo ciclo di puntate, possiamo dire che i vari progetti di cui abbiamo parlato, il parco lineare verde, il viale monumentale, il progetto della cabinovia, il polo museale, la cittadella dello sport e non solo, sono come dei mattoncini di un Lego che creano il progetto di Porto Vivo, un complessivo di opere, di strumenti di viabilità, di strumenti anche per spostarsi in modo nuovo a Trieste, che forse in questo modo abbiamo conosciuto meglio. In questo modo abbiamo conosciuto meglio e abbiamo conosciuto quel futuro che forse tanti la immaginano molto lontano e in realtà pezzo per pezzo, come un Lego, vero, lo stiamo costruendo giorno dopo giorno, anche perché i progetti che vi abbiamo raccontato in realtà non sono solo idee futuribili. Sono opere che stiamo già realizzando o che partiranno entro pochi mesi e come dicevo anche sulla parte dei magazzini, sulla parte del privato, noi contiamo di svelare, di portare in Consiglio Comunale entro la fine dell'anno quello che è la proposta definitiva che il Comune di Trieste vuole fare per la rigenerazione urbana trigenerazionale di quest'area meravigliosa. Insomma, come dire, il futuro ha inizio, il futuro è già qui.